con Radio DJ, sono le 11.35, questi erano The Black Rose, questa è la mezz'ora con Aldo Rotti che sta per cominciare, credo sarà un po' differente da quella che avete appena sentito, argomenti diversi. Un po' diverso ma non meno interessante. Buongiorno uomo. Buongiorno a tutti. Buon venerdì. Buon venerdì. Buon venerdì. Questa mattina insieme ad Aldo Rocchi è arrivato anche il Re Barmas, che è un alpinista valdostano, giusto? Giusto, buongiorno. Direttamente dalla Val Tournanche, cioè Cervinia e quelle zone, dove questa notte ha nevicato, così come piccola indicazione. Sì, diciamo che maggio è freddo in alta quota, 2000 metri comunque. Forse il più freddo che ti ricordi, anche pur essendo giovane, comunque. Sicuramente, poi lo dicono anche i giornali e le statistiche. Com'è crescere in un posto così freddo? Cioè ti rende obbligatorie le cose che fai tu? La maggior parte dei tuoi amici le fanno, tu ovviamente magari in maniera un po' più estrema. No, diciamo che lo sci, lo snowboard, che sono le pratiche, lo sport che si pratica più di montagna in inverno, sì, vivendo sulla neve lo praticano un po' tutti. L'alpinismo, la montagna, la scalata, penso che sia una passione che mi è stata trasmessa da 4 generazioni di alpinisti e guide alpine della mia famiglia. È vero che tu hai appena aperto una via con tuo padre? Sì, questa è una storia particolare. Che è molto bella come cosa, no? Sì, sempre, spesso si raccontano dei rapporti difficili tra padre e figlio, io questo rapporto difficile non lo vivo, anzi con mio padre un ottimo rapporto e abbiamo potuto compiere questa prima ascensione, proprio una linea nuova. Lui arrampica ancora? Sì, arrampica ancora, in piena attività, ed è stata un'emozione particolare, un'avventura nell'avventura. Pensa alla cosa, lui dicendo questa cosa del rapporto padre-figlio ha svelato il vero problema della nostra epoca, cioè l'iniziazione del giovane nei confronti della vita. Cioè per diventare uomini, da bimbo, adolescente, pauroso, eccetera, ci vuole nella vita un mentore. Lui è riuscito a trovare nel padre, e quindi poi in tutta la generazione, quindi nonno, padre, bisnonno, eccetera, questa figura che è scomparsa, perché tutti noi come padri abbiamo difficoltà nel rapportarci coi figli e trasmettergli una passione. Lui ha avuto questo, lui è diventato un uomo. Ma lui te l'ha mai imposto o semplicemente tu ti sei ispirato perché era quasi inevitabile che lo facessi? Insomma? Ma ripeto, nella mia famiglia si è sempre respirata aria di montagna. Mio nonno andava in giro con padre di Agostini, tutti conosciamo gli Agostini, a esplorare il mondo e la Terra del Fuoco, la Groenlandia, l'Antartide, l'Artide, e dunque è rimasto. Quindi i racconti che tu sentivi da piccolo erano sempre racconti di posti lontani, no? Esatto, assolutamente nessuno mi ha imposto di andare in montagna, anzi io alla montagna mi sono avvicinato all'alpinismo, all'arrampicata molto tardi, a 18-19 anni, primo sciato come tutti i giovani, diciamo, della Valle d'Aosta, della Val Tournanche. E forse questo modo di non imporre, di non cercare per forza di obbligare il figlio a seguire le proprie orme, le orme di un padre, mi ha aiutato poi a trovare la mia strada, che è uguale a quella di mio padre. Tu fai parte un po' dell'elite degli alpinisti italiani rispetto agli altri che conosciamo già, che ne so, i Simone Moro, i Confortola, che sono venuti a trovarci negli anni passati. Che cos'hai tu di diverso? Non dico di più. Sì, diciamo che io continuo questo alpinismo di ricerca e di esplorazione, e molto tecnico, dunque aggiungo magari a quello che può essere una montagna di alta quota la tecnicità della scalata, dunque si alza un pochettino il livello tecnico, non solo in quota, anche in Patagonia. Cosa vuol dire alzare il livello tecnico? Vuol dire, normalmente noi abbiamo questa idea delle montagne che si scalano, ma di per sé il gesto della scalata è fatto coi quattro arti, mentre molto spesso vediamo le montagne, parliamo di 8000 metri, dove più che altro si cammina, si usano solo i piedi, le gambe per procedere e arrivare in cima a questa montagna di 8000 metri. E su una montagna di 8000 metri però si può anche scalare, dunque usare mani, piedi, arrampicarsi proprio, e chiaro, la cosa diventa difficile. In alta quota è difficile camminare, scalare è ancora più difficile. Chiaro. Cioè in pratica è lo stile alpino trasportato a vette altissime, cioè 8000 metri. Questa mattina quando lui è arrivato è rimasto per mezz'ora bloccato giù in portineria, io ho detto scherzando che poteva anche salire arrampicandosi, in realtà è quello che sta dicendo, cioè per salire in radio invece che prendere l'ascensore potevi salire come Spider-Man. Esatto, è un po' rendersi più difficile la vita, diciamo. Dai, torniamo dopo questa canzone, questa è una delle fisse di questi ultimi tempi di Aldo, ti piace molto? Moltissimo, mi piace Peter Wolf.
Tragedy. Hafen Tragedy, questa è Radio DJ, telecamerina che ti porti dietro per riprendere tutto, perché il fatto che tu sia giovane ti dà anche una valenza tecnologica che magari altri alpinisti non hanno fatto in tempo ad avere, no? Ma certo, si parla sempre dell'alpinismo come sport così un po' emotivo, ma delle emozioni che si devono tenere per se stessi. Invece ho imparato a comunicare queste emozioni, anche perché se si vuol far conoscere l'alpinismo, certo, come uno sport tra virgolette poco conosciuto, è giusto comunicarlo. Importante, come tutti i mezzi di comunicazione, usarlo bene o male. Guarda, non c'è questa mattina il mio compagno di viaggio abituale, che è Nicola. Ci fosse stato, avrebbe detto che la vera differenza fra Hervé e quelli che sono venuti le altre volte è che è figo. Sì. No, perché è anche un bel ragazzo, si può dire senza tema di essere... No, non solo. Volevo sapere, siccome prima di te c'era il playboy per eccellenza, cioè Domenico, l'uomo di Dezza Amore, se l'alpinismo in qualche modo aiuta anche dal punto di vista relazionale, cioè se la figura così un po' eroica piace alle donne, insomma. Sì, magari affascina tanto all'inizio, poi normalmente le donne tendono a scappare, a fuggire, perché quando una persona passa magari dai 4 perché siete ai un po' solitari mesi, voi, esatto, no? Lontano da casa, e non lontano in giro per il mondo, ma certo, noi siamo per 2 mesi in un campo base dove non c'è altro che il tuo compagno di salita e un cuoco pakistano che ti fa magari un po' da mangiare. No, la gente si dimentica che comunque dietro una figura carismatica, quindi che sia uno scrittore, una rock star, una persona famosa, ci sono comunque dei rapporti familiari molto difficili, quindi non è facile avere un rapporto molto continuativo con questi scalatori. Ce n'è uno però che mi ricorda Hervé. Primo, perché anche lui era considerato, insieme alla sua compagna, aveva trovato la compagna che scalava, come la troupe specializzata, la troupe più alta del mondo. Si chiamava Kurt Diemberger. E Kurt Diemberger è uno scalatore che gli appassionati di montagna conoscono, ma più di tutti conoscono questo Herman Bull. Allora io volevo raccontare brevemente chi era questo Herman Bull. Herman Bull era un austriaco che è stato il primo uomo in solitaria a scalare un 8000 metri. Era una persona incredibile, perché pensate, fin da ragazzo non aveva i mezzi per scalare, per farsi, come si dice, per darsi uno status da alpinista, e scalava le pareti dietro casa sua, lui viveva a Innsbruck, andava in giro con una corda da bucato. Cioè, questo è il personaggio come nasce, ma pensate ancora di più, che lui riuscì da solo, qualche settimana dopo che Hillary scalò l'Everest, che tutto sommato l'Everest rispetto al Nanga Parbat per i conoscitori è molto più semplice da scalare, lui da solo, senza ossigeno, 48 ore partendo dall'ultimo campo alla vetta e tornando indietro, scalò questa montagna. Ed è veramente un mito. E perché parlo di Kurt Diemberger e di Herman Bull? Perché sono veramente le figure di riferimento, certo, anche per Hervé Barmas. Penso di aver detto giusto. Sì, Herman Bull è quello che ha fatto nascere lo stile alpino in Himalaya. Per chi non lo conosce, noi scaliamo le montagne sulle Alpi, partiamo dal fondo di una montagna e arriviamo in cima. In Himalaya è più difficile per l'altitudine, no? Noi normalmente dobbiamo acclimatarci alla quota, certo, e Herman Bull praticò lo stile alpino per primo in Himalaya, prima ancora di Messner, e perciò è un riferimento per tutti, come lo possono essere Messner, Bonatti, Cassin e tanti altri alpinisti che, diciamo, sono i nomi più noti nel mondo e che noi tutti conosciamo. Senti, so che la tua prossima impresa sarà cercare una via nuova su un 8000, uno dei 14 8000 al mondo, no? Sì, esatto, sarà il Gagelbrunn 1 o Idempi, che vuol dire vetta nascosta, e tra l'altro un sogno di Kurt Diemberger. Sì, fa strano, io non ho mai salito un 8000, comunque sono stato scelto per, diciamo, questa impresa, perché comunque il mio alpinismo segue sempre questa voglia di esplorare il mondo. Noi adesso con internet esploriamo tutto il mondo. La tua caratteristica peculiare è scegliere vie mai tentate prima, cioè magari cime già esplorate, ma arrivarci da un altro percorso. In questo caso mi dicevi prima passi dalla Cina, dove prima non si poteva passare fondamentalmente. Sì, esatto, fondamentalmente quello. Dunque questa parete è rimasta inviolata. Quando lo farai questo? Sarà i primi di giugno fino ai primi di agosto. Vuol dire stare via 2 o 3 mesi? 2 mesi. Poi voglia trovare la fidanzata quando torni a casa, vedi che è tutto molto molto complicato. Uomo, come si chiama questa cantante? Dillo tu. Si chiama Betty LaVette. Poteva aver fatto anche un disco orrendo, ma col fatto che si chiama Betty LaVette vuoi non metterla questa mattina? È un disco bellissimo.